Prima di iniziare il video di oggi, ci teniamo a sottolineare che il nostro video ha un semplice scopo informativo e che non è nostro interesse in quanto canale schierarci dalla parte di un'ideologia o schieramento politico. Tratterremo nel corso della vita del nostro canale le storie di un'infinità di personaggi indipendentemente da ciò in cui credono o dallo schieramento politico. Giorgia Meloni è stata la vera vincitrice delle elezioni 2022. Il suo partito Fratelli d'Italia guiderà la coalizione del centrodestra al governo dopo essere diventato il primo partito italiano con oltre il 26% di consensi. Sarà la prima donna della storia della Repubblica a ricoprire il ruolo di Presidente del Consiglio. Ma chi è Giorgia Meloni? Oggi scopriremo 10 curiosità sulla leader che in soli 4 anni ha portato il suo partito dal 4% al 26%. Sei pronto a scoprirle? Oh, bene, allora iniziamo! Numero 1. È cresciuta nel quartiere dei Cesaroni. Giorgia Meloni, romana, classe 77, politica e giornalista professionista. È nata e cresciuta nel popolare quartiere della Garbatella, a Roma, quartiere che ha raggiunto una certa fama negli anni grazie al successo incredibile della serie italiana dei Cesaroni. In un quartiere di Roma che per tradizione è di sinistra, la giovane Meloni è cresciuta sia caratterialmente che politicamente. Numero 2. La passione per Tolkien e il nemico in casa. Non è un caso che in occasione della chiusura della campagna elettorale Pino Insegno abbia chiamato sul palco di Piazza del Popolo Giorgia Meloni con un discorso estratto da Il Signore degli Anelli. La presidente di Fratelli d'Italia è infatti una grande fan dell'universo costruito da Tolkien. Il 9. 9 anelli furono dati alla razza degli uomini, che più di qualunque cosa desiderano il potere. Da ragazza pare abbia frequentato i campi Hobbit, raduni in cui i giovani di destra usavano il linguaggio e i simboli del Signore degli Anelli per costruire una nuova narrativa di destra che si discostasse dal fascismo e post-fascismo. Numero 3. Ha dato fuoco alla sua casa di infanzia. La neoeletta, all'età di circa 3 anni, insieme alla sorella maggiore, ha dato involontariamente fuoco alla casa natale sulla Camilluccia a Roma Nord, in cui abitavano assieme alla mamma. La causa dell'incendio è stata una candela che Giorgia accese nella sua cameretta per giocare con la sorella. Il tutto è accaduto nel bel mezzo della notte, quando le due, per evitare di accendere la luce che avrebbe svegliato la madre, decisero di prendere un fiammifero e accendere una candela. La piccola Giorgia si prese tutte le colpe, ma successivamente dichiarò che in realtà anche la sorella aveva partecipato al gioco che provocò l'incendio. Numero 4. L'amore per Michael Jackson. Giorgia Meloni ha rivelato più volte in varie interviste di amare tutta la musica in generale, passando dal heavy metal alla musica classica. L'artista che però ha dichiarato di aver ascoltato e apprezzato di più durante la sua adolescenza è stato Michael Jackson. Massimo esponente della musica pop della storia. In particolare una delle sue canzoni preferite è Man in the Mirror, perché secondo la politica manda un messaggio importante ai suoi ascoltatori, ovvero se vuoi cambiare il mondo, parti da te stesso. E anche alzati e fai la differenza. Numero 5. È stata abbandonata dal padre da piccola. Giorgia Meloni ha sofferto da piccola del disinteresse del padre nei suoi confronti e all'età di 11 anni decise di non volerlo vedere mai più. E quindi io ho detto, non ti voglio vedere mai più. E non l'ho visto mai più. La madre e la sorella poco più grande sono sempre state la sua sola famiglia. Ha affermato più volte nelle sue interviste e nel suo libro che deve essere stato tutto quel dolore che ha messo a se stessa dopo anni a farla diventare così coraggiosa, desiderosa di riscatto, combattiva e temeraria, perché l'abbandono di un padre ti fa sentire inadeguata, come se dovessi conquistarti tutto con fatica. La mamma di Giorgia Meloni decise di non abortire, ha raccontato spesso l'esponente di centrodestra. La storia con mio padre era già finita quando è rimasta incinta di me, ma ha deciso di tenermi, contro tutto e tutti. Cresciuta in una famiglia tutta al femminile, ancora oggi la mamma e Arianna, la sorella, sono il suo punto di riferimento. Mia sorella è la mia guida da sempre. Solo lei si può permettere di dirmi certe cose. Io ascolto e sto zitta.
Arianna è stata tutto con me. Quando il padre si trasferì alle Canarie con la compagna, Giorgia, all'età di 11 anni, e la sorella maggiore andarono a trovarlo, ma misero poco tempo a capire la poca attenzione che aveva nei loro confronti. Così decise definitivamente che da quel momento non avrebbe più voluto vederlo. Quando poi ha saputo della sua morte, ha dichiarato di non aver provato né dolore né gioia, bensì totale indifferenza. Ora, a distanza di anni, ha comunque capito e detto più volte nelle interviste che non avere un padre è come un buco nero che ti lascia un vuoto incolmabile. Numero 6. Ama lo sport. Fin da ragazzina ha sempre amato vedere e praticare l'attività sportiva. Lo fa ancora adesso, nonostante il tempo tra famiglia e politica sia davvero poco. Si allena 3 o 4 volte a settimana, a seconda degli impegni, sempre di mattina presto, prima che inizi la sua fitta giornata. Inoltre, ama anche vedere le varie discipline sportive e considera l'attività fisica fondamentale, soprattutto per le nuove generazioni. Quando era più giovane e anche più libera, andava a correre e amava vedere il rugby, perché diceva che secondo lei come sport rappresentasse valori veri, come l'orgoglio e l'impegno. Inoltre, la Meloni ha anche il brevetto da sub. Numero 7. Non è laureata. Giorgia Meloni ha dichiarato diverse volte di essere stata presa in giro perché non è laureata. Spiega spesso che il motivo del mancato titolo di studio è semplicemente il fatto che a quel tempo già si manteneva da sola, studiava e faceva già politica. Tante cose che non le permettevano di aver tempo e denaro per frequentare l'università. La Meloni ha approfondito il tema dei suoi studi nel suo ultimo libro, intitolato Io sono Giorgia. È pubblicato nel 2021 da Rizzoli. Si iscrisse alle superiori da sola, alla disperata ricerca di un diploma in lingue, in un tempo nel quale il linguistico era solo privato. L'unica opzione che aveva era quella di iscriversi all'allora Amerigo Vespucci, poi diventato Ernesto Nathan, un professionale per il turismo sperimentale che conferiva la maturità linguistica, dove si diplomò con un punteggio di 60 su 60. Numero 8. Il suo compagno è di sinistra. Al fianco di Giorgia Meloni c'è Andrea Gianbruno, ufficialmente il primo first gentleman d'Italia. Ma chi è il giornalista che ha rubato il cuore alla leader di Fratelli d'Italia? Classe 1981, 4 anni in meno della compagna. Milanese, Andrea Gianbruno è conduttore di Studio Aperto e noto volto Mediaset. Molto riservato, difficilmente parla della sua vita personale e della sua storia d'amore con Giorgia Meloni. Giornalista, volto Mediaset, papà di Ginevra, compagno di Giorgia. Così si descrive sul suo profilo Instagram. Eppure, ora, è diventato famosissimo, perché con l'arrivo della compagna a Palazzo Chigi, lui rivestirà il ruolo di First Gentleman. Ed è la prima volta in Italia. Andrea Gianbruno e Giorgia Meloni fanno coppia fissa da 7 anni, non sono sposati e hanno una figlia, Ginevra, 6 anni. I due sono legati da un sentimento profondo, nonostante gli orientamenti politici opposti. È stata proprio Giorgia Meloni a dichiararlo in una delle poche interviste in cui ha parlato della sua vita privata. Fortemente a destra lei, più a sinistra lui. Hanno idee differenti su molti temi etici, sull'omosessualità e la legalizzazione delle droghe. Al punto che la leader di Fratelli d'Italia è arrivata ad augurarsi «Spero che voti per me». Numero 9. L'avventura a Formentera con l'amica del cuore. Giorgia Meloni, in alcune interviste che ha rilasciato nel corso degli anni, ha spesso sottolineato il fatto che fin da giovane, a causa del suo carattere forte, faceva fatica ad avere amicizie durature e importanti. Ha però affermato lei stessa che oltre alla sorella, la mamma, il compagno e la figlia, c'è una persona fondamentale nella sua vita, ovvero l'amica storica del cuore, Milka. In un'intervista alla Rai del 2021, infatti, ha raccontato, oltre ad alcuni dettagli del rapporto d'amicizia con l'amica, l'esperienza di un viaggio a Formentera che fecero insieme. Vacanza in cui Giorgia confessa di aver utilizzato per un'intera settimana solo pareo acquistati sull'isola. E quindi sono stata per una settimana buona vestita con dei parei, con dei pareo. In quanto la sua valigia non arrivò mai a destinazione, probabilmente a causa delle numerose tappe tra le quali Nizza e Barcellona, che scelsero pur di risparmiare qualcosa sul viaggio. Numero 10.
Inizia il suo impegno politico a 15 anni. Giorgia inizia il suo impegno politico a 15 anni, spinta dalla voglia di contribuire a riscattare l'Italia e a costruire un futuro diverso per la sua nazione. All'indomani della strage di Via D'Amelio, in cui perse la vita il giudice Paolo Borsellino. Fonda il coordinamento studentesco Gli Antenati e nel 1996 diventa responsabile nazionale di Azione Studentesca, il movimento studentesco di Alleanza Nazionale, e rappresentante al Forum delle Associazioni Studentesche. Da quel momento inizia la sua ascesa politica che, anno dopo anno, la vedeva sempre più partecipe e conosciuta nell'ambiente. Eccoci giunti alla fine di un altro video. Se queste 10 curiosità che non sapevi su Giorgia Meloni ti sono piaciute, lascia un mi piace, così oltre a supportarci capiamo che tipologia di video preferisci. Ti aspettiamo anche nei commenti per vedere se conosci altre curiosità o se sai qualche dettaglio in più dei punti che abbiamo già elencato. Ci vediamo al prossimo video e ricorda, il mondo è tuo.